Nuovo importante passo dei rossoblù verso la Serie C. Il Sestri Levante rifila 3 reti al Pondonà e, complice la sospensione della gara tra Sanremese e Chisola, aumenta il vantaggio in classifica di 13 punti a 9 partite dalla fine del campionato. I ragazzi sono sempre sul pezzo, cioè c'è tanto entusiasmo durante la settimana, lavorano ormai sull'entusiasmo, si divertono e anche in partita si divertono, quindi diciamo che è abbastanza semplice non avere cali perché entrano in campo proprio per divertirsi. La cronaca del match: partono forte i padroni di casa. Cominetti va a segno al 13esimo e si ripete al 16esimo su un'imprecisione del portiere. Uno è arrivato da un'azione corale terminata con un tiro diagonale da parte sull'assist di Podda e l'altra su un tap-in alla Pippo Inzaghi. Nella ripresa i valdostani entrano in campo con un piglio diverso e provano ad impensierire la difesa del Sesti Levante. Nei primi minuti trovano per 2 volte la porta di Anacora, ma senza fortuna. I rossoblù trovano la 3ª rete con un colpo di testa di Marquez, sempre su assist di Podda. Sapevamo di incontrare una squadra organizzata, una delle squadre che ha fatto più punti fuori casa, quindi non è mai semplice. Poi penso che potesse finire anche con un risultato un po' più rotondo. Il tempo di festeggiare, poi l'attenzione è già sulla prossima trasferta contro il Casale, penultimo in classifica, un'altra gara non semplice. Per precauzione, ieri mister Barilari ha fatto uscire Cominetti, che accusava di piccoli dolori. C'è stato un grosso saluto del pubblico. Sì, sono molto felice, sono molto legato ai ragazzi, è la mia miglior stagione finora e lo devo tutto alla squadra, alla società e ai tifosi.